Questi sono vestiti nostri, quelli tutti di Babbo Natale. Le mutande! Dove stanno le mutande? Oggi Rachele ha incontrato gli elfi di Babbo Natale. Sono un po' birichini questi elfi, eh? Dicono ai bambini di stare buoni, ma loro sono un po' birbantelli. Allora, dobbiamo fare una cosa importantissima. Noi siamo elfi giocattolari. Gli elfi giocattolari cosa fanno? Costruiscono i... Beberotti. I beberotti! I regali! I regali! I regali, i regali! No! Facciamo vedere ai bambini come si costruiscono e come portiamo noi i regali a Babbo Natale. Sì. Sei pronto? Sì. Via! Vai. La 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 qui che lavora solo da 200 anni, ma però non hai parlato, dove sei? No, allora non è... Grazie signorina, lei vuole lavorare con noi al posto di Elfino? Abbiamo qua dietro la lavanderia di Babbo Natale e degli elfi. Ma guarda quanti calzini appesi ad asciugare. Questi sono tutti vestiti di Babbo Natale? No, degli elfi credo, perché sono piccolini. Questi sono vestiti di elfi, quelli tutti di Babbo Natale. Le mutande, dove stanno le mutande? Le mutande di Babbo Natale, cerchiamole. Vediamo, avviciniamo qua. Le porta le mutande. Entrate pure nel castello di Babbo Natale. Questa è la stalla dove io custodisco il riposo delle renne originali, autentiche di Babbo Natale. E qui abbiamo la vera, unica, inimitabile slitta di Babbo Natale. Tenere... Ce l'hai il mio regalo. Il Babbo Natale ce l'ha il tuo regalo e tu l'hai scritta alla letterina. E allora come fai a sapere quello che vuoi? Bisogna scrivere la letterina. Qui ci sono i regali di quelli che hanno già scritto la letterina, che stanno dall'altra parte del mondo. Questa slitta è così grande perché oltre ai regali deve contenere anche quel ciccio bombone di Babbo Natale. Ti ho sentito come ti sei permesso. L'hanno sentito tutti. Hai detto ciccia bombone a Babbo Natale. Non il re folletti è dispettoso. Lo conosco da quando era alto così. Prima ero soltanto un cappello, pensate. Noi il padrone gli aveva mangiato al zuccherino. Non ti avevo detto lui che era un segreto. Aveva i zuccherini. Mi raccomando,
per non tenere nella in tasca che se ne finisce poi di nascosto. Venite da questa parte, vi faccio vedere. Io non ce l'ho! Ah, meno male, in un'altra stanza su che cosa allora? Che meraviglia! Era un segreto! Avvicinatevi con fiducia. Va bene, amore, che meraviglia! Non sono un agotino, sono solo il maggiordomo di Babbo Natale, Jean-Baptiste. Esatto, perché lui vi sta aspettando nella sua stanza preferita. Qui però, per non farvi sentire la sua mancanza, ci ha lasciato un suo disegno mentre sta mangiando un cosciotto di pollo da me personalmente dissociato. La conoscete la canzone di Elsa di Frozen? Elsa la conoscete, no? Lui la conosce a memoria, quella che fa: tu sei un babbo natalone, sei un ciccia bombone. No, la mano. Prima mi devi dire se ti piace il pollo arrosto. Che gli piace il pollo arrosto, alzi la mano. È buono il pollo arrosto a tutti quanti, a chi non piace. Abbassiamo la manina. A chi piace il cioccolato, alzi la mano. Vabbè, ma chi non piace il cioccolato a tutti? Abbassiamo la mano. A chi piacciono le verdure? No. Lo sapevo. Ma neanche a Babbo Natale in realtà, Siete pronti per conoscere Babbo Natale? C'è sotto. Esatto, dai, un po' di Coca-Cola nel cuore. Allora seguite le stelline magiche e il tappetino rosso, Babbo Natale vi aspetta. Ciao, ciao. Vieni, vieni, con papà, vieni, dalla manina anche tu, vai. Dove sta Babbo Natale? No, non lo so, chiediamo permesso, chiamalo, mami. Chiamalo. Babbo Natale! Dove starà? Babbo Natale! Di qua, secondo me, vai. Di qua, di qua, mami. Secondo me di qui. Vai. Vai. Andiamo, andiamo. Mamma mia, che emozione. Ma l'hai finito questo succo? Ma qua non si passa. Ah! Qui! Il letto di Babbo Natale. Babbo Natale. Permesso? Chiedi permesso, amore, perché stiamo entrando qui nella casa. Permesso. Allora forse di là, papà. Questa è la stanza dove dorme, dice anche il camino. Questo è il bagno di Babbo Natale. Guarda la vestaglia. Cioè, questa è la casa dei miei sogni. Io mi trasferisco. Forse è di là. Cosa, amore? Di là, amore, dai. Forse è di qua, dai. Chiamalo, amore. Sento un rumore. Chiama, chiama, chiama. Vediamo. Babbo Natale. Ciao, buongiorno, buonasera. Noi stavamo cercando Babbo Natale. Prima di Babbo ci sono io, che sono la sua segretaria. Mi chiamo Serena. Come sta Babbo Natale? È dopo di me. Però prima di mandarvi da Babbo io devo sapere come vi siete comportate. Bene. Bene, come diceva Pinocchio che non diceva le bugie. O bene, veramente bene. Veramente bene. Veramente bene, facciamo la prova del 9. Per esempio, vi lavate sempre i denti la sera? Sì! Tutti quanti? Uno per uno? Sì! Andate a farvi la doccia senza problemi o fate le storie? Sì! Vi mangiate il minestrone, le verdure, le zucchine? No! Mi piace la tua sincerità. Io so il succo alle verdure, a me mi piace solo il succo alle verdure. Hai vinto, va bene, sono atterrato, non faccio più domande. Allora, attenzione a tutti, perché questa stanza è dove si leggono le letterine. Guardate là sul tavolone, tutte le letterine dei bambini. Questa è la mia scrivania dove ho le mie cose per lavorare e soprattutto il magico telefono elfico che mi permette di chiamare tutti quanti gli elfi, chiamare le mamme e i papà per sapere come vi comportate. Poi abbiamo il divano di Babbo Natale dove si mette a mangiare i suoi biscotti al cioccolato. No, amore, non ti sei comportata male. No, sicuramente no. Ma faccio tanti, sapete qual è? Quel pianoforte lì. Quello lo apre Babbo Natale la notte di Natale per suonare le canzoncine. Le conoscete le canzoni di Natale? Per esempio? Jingle Bell! Oh, beh, come fate? Poi la seconda strofa siamo tutti accantonati. Jingle all the way! Poi? On the fire is the way! Finalmente siamo arrivati! Finalmente! Da quanto tempo ti aspettavo! Facciamoci una bella foto, Un lenzuolo di Barbie, ma anche col cuscino? Benissimo, anche la federa del cuscino. Ma...